Buon divertimento a tutti, è iniziata la partita. È il Prato che ha battuto il calcio d'inizio, ora rimessa a tarare per il Sasso Marconi. Geroni subito lancia lungo su Mancini, stoppa la palla e parte. È forse la prima grossa occasione, solo davanti al portiere, tira alto. Grossissima occasione per il Sasso Marconi al settimo minuto. Marconi, ex Corticella. Contrasto, parte ancora Sasso Marconi. Palla, sei tiro! Ancora alto. Palla a centrocampo, se ne possessa al Prato. Ora il numero 11 cerca di entrare in area. Vediamo la decisione dell'arbitro. L'arbitro espelle nella sorpresa generale un giocatore del Sasso Marconi. Questa è la decisione dell'arbitro Femia tra le proteste dei giocatori del Sasso Marconi. Era il numero 11 del Romairone, alto sulla traversa. Poggia Geroni, Geroni a spazio. Guadagna 15-20 metri. Palla filtrante per Lisanti. Ancora Geroni, tiro, gol! Grandissimo gol! Grandissimo gol dai 25 metri da Enrico Geroni. Il portiere immobile. Il Sasso passa in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. E bisogna dire finora vantaggio meritato del Sasso. Prato avanza, palla dentro, pericolosa. Ancora il Prato, tira! E grandissima parata in controtempo di Gianmarco Celeste. Palla di nuovo al Prato, sempre Marigoso, bel pallone, filtrante. Cross in mezzo, tiro del Prato ed è il pareggio. Pareggio del numero 24 del Prato, Marino, uno dei giocatori più esperti del Prato, classe 1998 di Catania, centrocampista con un passato professionistico al Fano e al Seregno. Ha un po' di spazio, cambio campo, cross, palla ancora al Prato, limite dell'area, tiro alto. Ferruccio Barcareggi, Corrado Orrico. Bisoli, ora allenatore al Modena in Serie B tra i tanti. È iniziata la partita. Poggia per Armaroli, la palla colpisce l'arbitro ma si continua. Palla Deme 2005, grandissima accelerata, salta il portiere e segna, e segna. Sasso 2, Prato 1. Grandissimo gol in ripartenza. Grandissimo gol in ripartenza di Deme Serigne, classe 2005 di scuola SPAL. Nonostante l'inferiorità numerica, il Sasso va in vantaggio e segna il 2-1 tra l'entusiasmo del pubblico di casa. Ancora Michel, salta l'uomo, molto bene, prende la riga di fondo, ci prova, tira in mezzo, parata di Fantoni, riparte il Prato, è finita, il Sasso Marconi batte per la prima volta nella sua storia il Prato. Sasso Marconi 2, Prato 1. Marconi che esulta a bordo campo. Lo salutiamo, speriamo che torni presto. Abbiamo bisogno di te, Leo. Enrico Tarozzi esce. Nonostante l'espulsione, uno dei pilastri di Sasso Marconi. Grande Chicco, 2004, figlio d'arte.